Ciao, riprendo da questa animazione della palla per spiegare un'altra cosetta, modificare un'animazione che abbiamo già realizzato aggiungendo degli elementi. Allora, intanto, prima di tutto, appunto, mi accorgo che nel momento in cui abbiamo fatto quell'animazione all'oggetto Grease Pencil con il quale si sposta in avanti, questo pavimento ovviamente adesso mi scompare in questa prima parte. Quindi è ora di andare a modificare di nuovo sul livello pavimento e aggiustare questa cosa. Posso bloccare di nuovo, in questo caso con il blocco a livello palla, in maniera da non modificarlo. Quindi torno sul livello pavimento, qui nel primo fotogramma nel quale abbiamo disegnato il pavimento, vado in Edit Mode, seleziono la parte di disegno che mi interessa e in questo caso la allungo e la porto il più a sinistra possibile e così vediamo se nel momento in cui si sposta, sì, è ancora lì, e quando farà un altro spostamento ancora, no, è troppo. E quindi ricordatevi che se non avete il registra, non importa se vi trovate più avanti, ma voi state lavorando sul keyframe precedente, quindi lo posso allungare di nuovo e so che l'ho fatto su questo perché non ho il registra. Se avessi avuto il registra, lo avrei fatto invece nel fotogramma 50 e basta. Quindi ecco qua, adesso ho ottenuto che anche quando si sposta in avanti, esco dalla telecamera, in Edit Mode i modifier a volte no, non si vedono. Quindi ricordatevi che se vedete l'animazione che non corrisponde a quello che vi aspettavate, uscite dall'Edit Mode in Object Mode e in questo caso vedete il loop si vede. Ora fermo l'animazione al terzo giro, quindi 24. Per 3, posso anche scriverlo qua, Blender può fare l'operazione, 24 per 3, 72, e così la mia animazione quando arriva a 72 poi ricomincia, insomma mi accontento di queste 3 volte. Quindi adesso abbiamo appena modificato il pavimento su tutti i fotogrammi contemporaneamente, semplicemente andando in Edit Mode e modificandolo. Magari nello stesso tempo ora facciamo anche un'animazione alla telecamera in maniera tale che segua la palla e quindi al fotogramma 1 si trovi qua, quindi faccio I alla location X, la Y la tengo uguale, al fotogramma 72 andiamo alla fine, quindi posso usare questo tasto per andare alla fine e sposto la telecamera, premo 0 per assicurarmi che sia arrivata qui e va bene, questo lo salvo e quindi adesso se guardo la mia animazione la telecamera segue. Non mi accorgo di niente perché lo sfondo non è molto parlante, diciamo. Può essere una buona occasione per aggiungere un altro elemento. Quindi torno sul mio oggetto Grease Pencil. Torno all'interno della telecamera e mi metto appunto sul livello del pavimento e facciamo qualcosina sul pavimento, quindi creo un nuovo materiale, di nuovo parto da quello del pavimento, lo duplico e magari lo chiamo sasso e mi aggiungo qualcosina di un altro colore, quindi un po' meno saturo e quindi un grigio e con uno stroke, anche qua uso il trucco che ho usato l'altra volta, pesco lo stesso colore e poi lo scurisco, vado in draw mode, mi assicuro di essere sul primo fotogramma e magari disegno un paio di sassolini qui, adesso provo ad andare avanti, ecco, così posso vedere il movimento, ma che succede? Che ovviamente viene spostato con tutto quanto, perché abbiamo usato questo trucco di spostare l'intero oggetto Grease Pencil. Quindi questa, che poteva essere una buona idea per la prima parte dell'animazione, all'improvviso non funziona più. Quindi ecco un motivo per il quale posso decidere di creare un altro oggetto Grease Pencil. Vado in Edit Mode e cancello questi due sassi, anzi, prima di cancellarli facciamo così, li copio. Quindi faccio Ctrl-C per copiarli e poi posso cancellarli. Ora esco dall'Edit Mode, vado in Object Mode e aggiungo un nuovo oggetto, Grease Pencil Blank, vuoto. Questo lo chiamo sasso. Vado in Edit Mode e premo Incolla. Siccome avevo copiato questi due stroke, adesso li ho incollati e sono finiti esattamente nello stesso posto. Mi trovo nel fotogramma 1. Questo layer lo chiamo sassi, anche sassi, perché adesso posso disegnarne degli altri, diciamo. Se vado in draw mode,
draw mode, posso disegnare altri elementi. E adesso però, siccome appartengono ad un altro oggetto Grease Pencil, vedete, quello che si sposta è il primo oggetto Grease Pencil, ma non questi altri. Per cui ora posso andare ad aggiustare tutto quanto. Ricordatevi che dovete andare in Object Mode per vedere l'animazione finita esattamente. Adesso la palla è qua, finisce esattamente sopra questo, quindi non mi pare il caso, lo sposto un po' indietro. Quindi vedete, quest'altro oggetto Grease Pencil mi permette di essere indipendente, di non avere lo stesso modifier del precedente, e quindi ecco un perché posso voler utilizzare due oggetti Grease Pencil diversi. Ed ecco quindi che abbiamo la nostra animazione che funziona. Allora, 23 per 3 fa 69, quindi deve essere questo il mio ultimo fotogramma, non il 72. Ok, adesso funziona. Mi manca qualcosina, diciamo, nella parte finale per capire quando tutti i sassi scompaiono. Quindi ora di nuovo in Object Mode, torno su sasso, vado in Draw Mode, sono sull'unico livello che c'è, verifico di avere il materiale in questione e disegno appunto qualcosina qui. In maniera, ecco, che ci sia. Poi magari qualcosina. Ok, adesso torno in Object Mode, diamo un'occhiata. Tac, tac, tac. Perfetto. Quindi abbiamo aggiunto un oggetto Grease Pencil che ci permette di descrivere meglio il movimento in avanti. Grazie e alla prossima.